compagnia del regista di Suburra, finalmente questo attesissimo film l'abbiamo visto. Come ti è venuta la voglia di fare questo film? Che è un po', possiamo dirlo, un seguito in certo qual modo di Gomorra, potrebbe essere, no, sulla falsa riga. Penso più a un, non so, un seguito mi sembra un parolone, però mi sembra più continuare il racconto di Romanzo Criminale. Risponde un po' alla domanda, ma il libro poi da cui siamo partiti risponde alla domanda, ma dopo Romanzo Criminale a 20 anni di distanza che succede? Quindi lo sono da subito più immaginato legato al mondo di Romanzo Criminale. E la voglia di fare questo film, cioè proprio del libro, come ti è venuta? Ma perché avendo lavorato sia con Giancarlo De Cataldo in Romanzo Criminale che con Carlo Bonini in ACAB, ho avuto il privilegio e l'onore di leggere il libro mentre lo stavano scrivendo, quindi nelle bozze, mi sembrava meravigliosa l'idea, ho amato da subito il titolo perché era bello e spostava l'atmosfera e il mondo addirittura 2000 anni prima, cioè quindi creando una sorta di continuità spazio-temporale pazzesca. Quindi ho letto il libro e l'ho trovato tipo un film perfetto. Leggevo nel press book che hai detto che hai scoperto una Roma, no? Cioè ti ha portato a conoscere Roma e scoprire delle cose che forse o non sapevi o forse non semplicemente non avevi messo a fuoco. Penso che il regista, come nella promessa che ha tacita con lo spettatore, lo conduce a fare un viaggio. Ovviamente tu questo viaggio lo devi fare prima tu. E quindi ovviamente sei obbligato a cambiare il tuo percorso normale e andare a scoprire delle cose che fisicamente non avevi mai visto o comunque non avevi mai letto così. Quella è la meraviglia del lavoro che faccio. Quindi è chiaro che facendo una ricerca per raccontare i diversi mondi di Suburra, io sono stato costretto a farla io, il viaggio prima, e quindi ho scoperto delle cose della mia città che francamente non avevo notato, non avevo osservato, proprio non sapevo neanche che esistessero. Quanto è stato difficile tenere sotto controllo i tre attori, gli attori protagonisti nel cercare di spogliarli quasi, no? Di tanti vizi, che ne so, di movimenti facciali o... Ma io penso che sono tre attori straordinari, per cui cioè non hanno bisogno di granché. Penso che il compito del regista sia sempre quello di essere uno sguardo esterno, complice ma allo stesso tempo esterno, quindi essere attento a quanto ciascuno di loro sul serio si cancella e entra nel personaggio chiamato a raccontare. Però devo dire che con loro è stato un processo abbastanza facile. Sono stati bravi. Sì. L'ultima domanda che ti vorrei fare, che non posso esimermi, insomma, Netflix. Il debutto di Suburra sarà in contemporanea in America, ovviamente in America del Sud, su Netflix, e poi appunto sarà la prima serie italiana che viene prodotta. Come hai preso questa notizia? Ma stato? Sono rimasto ovviamente scioccato per due ragioni. Uno, per la grande opportunità, perché ovviamente essere distribuiti su un mercato ampissimo come quello del Canada, degli Stati Uniti e del Sud America, in contemporanea con l'uscita qua, ovviamente una cosa che ti fa tremare i polsi. Dall'altra, mi sembra meraviglioso il modello, perché il vero dato è che stanno cambiando i modelli, non c'è più neanche quello che era un po' un tempo il modello faccio la serie e aspetto una settimana, non c'è più, perché adesso le serie le vedi tutte insieme. Non c'è più il modello qui esco nei cinema, poi aspettiamo 4, 5, 6 mesi e poi dopo li usciamo, e quindi questo secondo me lo trovo un momento veramente eccitante, perché nell'audiovisivo si sta creando una sorta di aggiustamento dato dall'evoluzione, più che altro tecnologica, che però sta cambiando anche un po' le regole del gioco, sì. Che mi sembra molto interessante, molto bello da vivere così personalmente. Ti vedremo alla guida di un film in America magari? Perché ne so, mo vediamo.